Vi dico, no, non voglio spoilerare dove va il libro perché è un libro costruito sull'attesa e i libri costruiti sull'attesa. Vuole chi preferisce che mi interrompa ogni tanto? No, 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 No. perché se lui, Ok. mientras, estás entendiendo, ¿verdad? Ho capito tutto. Ah, Sí, perfetto. siamo sincronizzati così. Grazie. E i libri costruiti sull'attesa non possono essere rovinati da pezzi di anticipazione. C'è un dato fondamentale. È la storia di un uomo, un professore, che ha 54 anni e che decide, poi capiremo perché, di suicidarsi. Di suicidarsi il 31 luglio dell'anno successivo. E si dà 365 giorni per congedarsi dalla vita. E questo è il diario dei 365 giorni, giorno per giorno, mese dopo mese. Perché lui ogni giorno, la sera, torna a casa e scrive un diario intimo della sua giornata, un diario intimo del progressivo distacco dalle cose della sua vita. E anche un diario di memoria, perché è un distacco anche dalle memorie. Allora, io parto subito, anziché raccontare io, con la prima domanda. Come le è venuto in mente di raccontare la storia di un uomo che sceglie la data della sua morte? Che già questa è una cosa eccezionale. Perché di solito quando noi sentiamo parlare di suicidio c'è forse preparazione, ma c'è impulso. Quindi qui invece c'è un controllo totale dell'esistenza perché c'è la scelta in un soggetto sano, perché non ha nessuna malattia, diciamo ha una malattia interiore di disamore verso la vita, ma non è malato terminale di qualche cosa, e però sceglie la data della sua morte. Come le è venuto in mente di scrivere un libro con questo punto di partenza? Bueno, se me ocurrió porque hay una pregunta que yo me formulo muchas veces a mí mismo. Y es, ¿cómo sería mi vida si yo supiera con exactitud el día y la hora de mi muerte? ¿Cómo viviría yo sabiendo que mi último día ya está previsto y yo lo sé? Normalmente esto no lo sabe nadie. A no ser que uno se suicide ya, hoy o mañana. Entonces, esta pregunta es la que a mí me llevó a escribir la novela y para hacer verosímil este dato de la fecha exacta de la muerte, yo necesitaba el suicidio. El suicidio en realidad vino después. Entonces, este hombre, nada más empezar la novela, nos dice que se va a suicidar. Pero no sabe por qué. Y es verdad, no está deprimido, no está enfermo, no tiene problemas económicos, tiene un trabajo fijo, pero tiene 54 años, le parece que ha vivido suficiente, le parece que lo que ha vivido no ha sido interesante. Y creo que quizá lo que a él de verdad le gustaría es por primera vez vivir algo grande, algo trágico, algo que pudiera despertar alguna admiración. Y entonces lo primero que se le ocurre es la muerte, es la propia muerte. Beh, è una domanda che ho fatto a me stesso, innanzitutto, la domanda che si fa il protagonista in questo romanzo. Come mi sentirei io, come sarei io, se sapessi esattamente con precisione indiscutibile il giorno e l'ora in cui morirò? Perché l'ho previsto e perché lo so. Questa normalmente è una cosa che non succede, perché a meno che uno non decida di suicidarsi proprio subito, immediatamente. Quindi questa domanda che si fa il protagonista è la domanda che muove tutta la scrittura.
E per sapere la data della morte del personaggio io avevo bisogno di un punto esatto, e questo punto esatto me lo poteva dare soltanto il suicidio. Quindi lui fissa la data della sua morte, è vero che ha un controllo su questo, ma non sa il perché. Ha un lavoro fisso, è sano, ma non ha vissuto mai nulla di interessante. Mai nulla che lo coinvolgesse troppo, e quindi decide o sente di avere necessità, di avere la mancanza di vivere qualcosa di grande, qualcosa di tragico, e questa grandezza, questa tragicità gliela può dare solo una morte fissata. Mi vengono in mente tante altre domande, però c'è prima c'è un punto. Nessuno di noi, cioè l'esperimento di questo libro è un esperimento eccezionale, perché nessuno di noi ha l'occasione di congedarsi sostanzialmente da tutte le persone, da tutto quello che ha fatto nella vita. Cosa vuol dire congedarsi? Vi faccio due esempi. Vuol dire fare tutta una serie di cose in cui ogni volta lui sa che è l'ultima volta che fa quella cosa e si congeda. L'ultima volta che va al museo, si capisce che è il Museo del Prado, l'ultima volta che va al Museo del Prado e vede i suoi quadri preferiti, e sa che quella è l'ultima volta che vede Velázquez. Oppure l'ultima volta, perché è un grandissimo collezionista di libri, ha tanti libri. Queste sono tra le poche cose, ho letto che in tutte le interviste sottolinea che tra il protagonista e lo scrittore, tra alcune interviste dice 6%, alcune interviste 7% di collegamento, ma e quel 7% sono che sono entrambi professori e che hanno entrambi un cane, una cagna femmina, e che entrambi hanno molti libri, punto, fine, tutto il resto non si somigliano. E che cosa c'è? C'è, lui si libera dei libri, li regala, li butta dall'autostrada, e c'è una parte che a me ha, non so, ha emozionato, perché poi ognuno ritrova dei pezzi dentro che sono la propria vita. Quando a un certo punto si deve liberare dell'enciclopedia che gli hanno regalato quando era bambino. E lui ricorda esattamente il momento in cui la madre gli compra l'enciclopedia e il padre era contrario all'acquisto dell'enciclopedia. Ma la madre convince il padre e lui è felice con questa enciclopedia, perché l'enciclopedia è l'allargamento della sua fantasia di bambino, è il suo mondo infantile. E poi, tra l'altro, ha la soddisfazione... Lui non ama molto i genitori, ne dice di tutti i colori sui genitori, ma ha la soddisfazione che il padre più di una volta gli chiede in prestito l'enciclopedia. No. E allora lui, quando si libera dell'enciclopedia, siccome io ricordo quando comprarono un'enciclopedia a rate i miei genitori, un'enciclopedia illustrata, e io mi ricordo che quell'enciclopedia mi aprì il mondo. Io non so neanche dove sia più finita, però ho pensato che lusso che ha quest'uomo. Che fai conto, infatti voglio andare a casa di mia madre a cercare l'enciclopedia, perché penso che fortuna che ha rivisto l'enciclopedia, anche se poi l'enciclopedia finisce giù da un ponte sull'autostrada nel cassone di un camion, quindi diciamo fa una brutta fine, ma dopo che lui ci ha fatto i conti. Allora torno, scusate, alla domanda. Nessuno di noi ha l'occasione di congedarsi da tutto. Perché pensavo, anche chi sa di avere una malattia terminale combatte ogni giorno per avere un giorno in più di vita. E non fa i conti con tutto quello che perderà, perché secondo me se facesse i conti vorrebbe dire che si è arreso alla malattia. E quindi non lo fa. E quindi sostanzialmente questo è un esperimento eccezionale. Ma è un esperimento, a me viene da dire, e ribalto la lettura che viene data di questo libro, è un esperimento di celebrazione della vita. Però al finale risulta un'esperienza di celebrazione della vita. Totalmente. Por eso no tuve ningún freno a la hora de empezar una novela con unas afirmaciones muy rotundas que incluso algunos lectores
les causa como una repulsión, porque yo sabía que, y no hago spoiler, un poco sí, yo sabía desde el principio que al final iba a ganar la vida. La vida gana a Tony siempre. Tony, el protagonista, se tira al río Sena en París y su padre lo saca. Tony sueña que se tira de lo alto de un edificio a la calle y los vencejos lo suben. Se vuelve a tirar, lo vuelven a subir. Es decir, que también fracasa en su decisión de irse o de marcharse de la vida. Tengo que corregirme. Tengo un 8% de Tony, porque yo tengo la enciclopedia también. ¡Ah, he crecido! Siamo passati a 8. La había olvidado. Sí. Tengo esa enciclopedia que me compró mi madre a plazos, efectivamente, pero la conservo como un tesoro. Lo que pasa es que yo he jugado a ser otra persona. Es decir, yo no haría lo que hace Tony. Yo no me desprendo de mis libros, pero la ficción me permite hacerlo y me permite tener vivencias que yo no he tenido y que tampoco quiero tener. Y por eso me he dado prisa en decir que tengo un 7%, un 6%, según el entrevistador, de Tony. Porque yo empecé la novela con la idea de romper el dogma según el cual todas las novelas son autobiográficas. Yo contradigo a Flaubert, y que me perdone, yo no soy Madame Bovary, yo no soy mis personajes. Yo ya usé mi biografía en mi primera novela, allí lo tiré todo, y luego la vida ya no me ha dado para más novelas, entonces tengo que imaginar o tengo que observar a las otras personas y robarles su novela o partes de su novela personal. Beh, assolutamente sì, questo è un romanzo che celebra con pienezza la vita e lo fa fino dall'inizio, nonostante alcuni lettori si sentano quasi feriti da questa dichiarazione aperta di suicidio fin dalle prime pagine. E ho voluto fortemente che questo inizio fosse così, che fosse uno scossone, e proprio perché i lettori abbiano anche la sensazione, in tanti episodi che accadono durante il romanzo, che la vita ha sempre il sopravvento su Tony, ha sempre il sopravvento sul protagonista. E quindi quando lui a un certo punto cerca di annegarsi nella Senna a Parigi, il padre lo salva. E quando immagina di buttarsi dal tetto di casa, i rondoni ancora sogna, lui sta sognando, i rondoni lo salvano. Quindi veramente è un disastro ogni volta che Tony tenta di liberarsi della propria vita. La vita può più di lui. Ed è anche per questo che mi sono affrettato a dire subito, quando ho iniziato a concedere interviste, che c'è solo un 8% di me in questo personaggio. Ho aumentato un po' la percentuale da quando ho iniziato a parlare in pubblico del libro. C'è un 8% di questo personaggio in me, perché in realtà quell'enciclopedia che Tony butta dall'autostrada, io ho la fortuna di averla ancora. E poi per il resto io in realtà non ho mai pensato di avere una vita come quella di Tony, e non sto descrivendo, non ho mai pensato di buttare via dei libri, non ho mai avuto i pensieri che voi scoprirete leggendo il romanzo. È un'esperienza che non voglio fare, ma che la letteratura, e questa è la magia, mi consente di fare. Io non sono i miei personaggi, ho messo tutto me stesso, tutta la mia autobiografia nel mio primo romanzo, quindi contraddico un po' quel filone letterario che vuole che dentro i romanzi ci sia sempre una buona parte dell'autore. Io non sono Flaubert,
non sono Madame Bovary, non sono i miei personaggi. E quindi quando ho buttato fuori tutto, poi ho dovuto ricominciare da zero, guardare altrove, anzi devo rubare particolari agli altri per scrivere. Infatti questo libro non è un libro nichilista, anche se il protagonista è, mi viene da dire, inacidito dalla vita, perché è stanco, infastidito, ha un rapporto terribile con la ex moglie, ha un'amica, Agueda, che arriverà fino alla fine, con cui ha un rapporto dolce ma anche amaro, e ha per esempio una vita amorosa ma anche una vita erotica francamente squallida. Quindi parla malissimo dei genitori, ha un pessimo rapporto con il figlio, che non è quello che lui avrebbe sognato che fosse suo figlio. E quindi tutto questo e, come ci ha detto prima, un'idea che la vita non sia quella che vuole, gli dà questa sensazione di fastidio, di acidità, di non avere niente per cui vale la pena di vivere. Però dico che non è un libro nichilista, perché il libro si trasforma nel rovescio. Perché elencando le ultime volte diventa una celebrazione dell'esistenza, cioè anche nelle cose più piccole. E quindi a me è venuto da pensare che questo libro andrebbe, oltre che letto, anche tradotto in una serie di esercizi per persone tristi, depresse, sfiduciate o che pensano al suicidio. Cioè, ho pensato che se uno dicesse che cosa ci sono, guardate, ricordate quello che avete fatto, fate i conti con tutti gli oggetti che avete intorno, prendete in mano i vostri libri, andate a salutare gli amici, congedatevi dai posti, dalla panchina del parco in cui vi piace sedervi, dal quadro che vi piace in quella cosa, dall'affresco che c'è in quella chiesa. Alla fine uno si renderebbe conto anche come nella vita più normale, apparentemente più noiosa, sia costellata di un'infinità di cose invece speciali e interessanti. Sí, cada uno de los ejercicios que ve él es como si te fueras a despedir de cada cosa que te pertenece, y que entonces esas pequeñas despedidas diarias hacen la grandeza de suman la grandeza de la vida al final. Sí, creo que es verdad. Y además creo que el personaje, que tiene muchas contradicciones, por cierto, se va dando cuenta ¿de qué se va dando cuenta? Sí, en principio él, claro, él, pues como está en una situación de malestar muy grande, pues decide desprenderse no solo de sus libros, también de su ropa, del televisor, etcétera, en parte porque, pues por castigar a la vida, pero también porque él no está seguro de que al final sea capaz de llevar a cabo su deseo o su determinación de suicidarse, y no quiere tener excusas o ataduras en el último momento por apego material, ¿no? Es verdad también que entre líneas se puede un poco leer o entender muchos aspectos de este personaje que no son exactamente lo que él dice de sí mismo. Y a este respecto hay a lo largo del libro unas notas que aparecen en el buzón de su casa cada cierto tiempo, y todas ellas son negativas, es decir, todas ellas critican algún aspecto de este hombre. Un efecto parecido tiene la fotografía de su padre, que él tiene colgada en el vestíbulo, y ante la cual se para a veces y vamos a decir que busca algún tipo de autoridad, algún tipo de respuesta a su comportamiento, ¿no?
Y finalmente aparece Águeda. Águeda es un personaje muy importante. Es una vieja amiga, una novia a la que él dejó en su momento y que pues con una estrategia pues de bondad pues va introduciéndose en la vida de este hombre. Bien, lo que yo quería decir finalmente es que este hombre tiene algo que tienen muchas personas y es una doble moral o una doble cara. Por un lado está el hombre que va a trabajar o que pues va al bar o que sale por ahí y disimula, es decir, acepta el pacto social, va sin ganas de trabajar, pero va a trabajar. Y así en muchos lugares de la vida donde sonríe, conversa sin ganas. Pero la verdad íntima de este hombre está en su escritura, en realidad en su novela involuntaria, porque él escribe pensando que nadie va a leer lo que está escribiendo. Por eso su sinceridad es absoluta. Esto también lo permite la literatura. Es como si dentro de él hubiera un sótano y él baja todas las noches a ese sótano a ver su verdad interior. Y esa verdad a veces es desagradable o a veces es triste y a veces contiene también una gran autocrítica con él mismo. Pero él conserva la lucidez, conserva la ironía, porque es un hombre que no cae en el nihilismo, pero tampoco pierde la ironía o el humor, al menos de vez en cuando. Beh, è senz'altro vero che Tony, man mano che dice addio ai piccoli oggetti e ai piccoli accadimenti della propria vita quotidiana, sta in teoria lasciando la vita per sempre, ma dobbiamo tenere conto anche del fatto che è un uomo pieno di contraddizioni e di queste contraddizioni a un certo punto si rende anche conto ed è sopraffatto dall'amarezza e si libera di questi oggetti poco a poco, di giorno in giorno, quasi per castigare la vita, quanto la vita ha castigato lui, ma poi alla fine non è davvero sicuro di dare quel passo che ha deciso fin dalle prime pagine. Lo farà, non lo farà, non lo sa, ma quello che non vuole è avere degli obblighi, dei lacci materiali, non vuole avere degli affetti, non vuole provare affetto verso gli oggetti. E non sempre quando scrive lui è esattamente quel che dice e nella scrittura, in questo suo esercizio di diario che tiene quotidianamente ci sono spesso delle cose che sono negative, soprattutto negative, e si accumulano ad altri piccoli passaggi, altri piccoli fenomeni della sua vita quotidiana. Per esempio, nella buca delle lettere trova dei messaggi anonimi con una certa regolarità e tutti sono delle critiche nei suoi confronti, hanno tutti della negatività. E gli suscita un effetto simile la foto che conserva del padre all'entrata di casa. Si sente quasi castigato da questa presenza, ma allo stesso tempo ci si rende conto che è un uomo che è in cerca di una certa autorità, di una risposta a tutte le offese che gli ha dato la vita e di una sorta di affermazione. Poi a un certo punto compare o ricompare Águeda, che è un personaggio molto importante. È un'amica, è stata una fidanzata e in un certo modo si intrufola poco a poco nella sua vita.
Quel che voglio dire con tutti questi esempi è che, come tantissime altre persone, come tanti di noi, Tony ha una doppia morale e quindi da una parte magari lo vediamo fare le sue cose quotidiane, andare al bar, parlare coi colleghi a scuola e non gli piace, è stufo di fare quella vita lì, ma fa finta di nulla, lo fa senza voglia, però lo fa. E la verità della sua vita sta solamente dentro il diario che scrive, sta nella sua scrittura, e lì è dove è assolutamente sincero, perché ogni sera è come se scendesse le scale, scendesse in una propria cantina interna, proprio a scavare dentro questa sua verità, che spesso è sgradevole, spesso è triste, perché così lui percepisce la propria vita, ma al tempo stesso non perde la lucidità, è autocritico e soprattutto non perde l'ironia, non perde il senso dell'umorismo nei propri confronti e nei confronti della realtà. Ma tanto una curiosità, lei ha mai tenuto un diario personale? No. Questo diario di Tony, siccome non presuppone un lettore, e lui lo scrive tutte le sere, gli permette di dire, gli dà una grande libertà, e gli permette di dire e di scrivere delle cose che oggi, diciamo così, nessuno direbbe pubblicamente nel dibattito pubblico. Nell'epoca del politicamente corretto, dire che la prostituzione è positiva perché salva i matrimoni, per esempio, non è un'espressione che io pronuncerei in televisione. Oppure parla che la gente vota male, vota a caso, non sa cosa votare. O ancora a un certo punto parla dei suoi genitori e fa una sequenza degli odi, delle persone che ha odiato. E non è neanche contento perché non le ha odiate bene. E dice questa frase che mi sono segnato: l'ho fatto con un odio, scusate, con un odio non di buona qualità. Cioè, quindi dice anche, cioè, avrei dovuto odiarli in maniera più scientifica, qualitativamente più efficace. Invece è dispiaciuto di avere un po' disperso l'odio, di non averlo coltivato con precisione. Queste robe nessuno le direbbe neanche al suo migliore amico. E quindi, diciamo così, con questo escamotage permette anche, secondo me, anche allo scrittore di divertirsi, diciamo la verità. Se no, io me he divertido mucho escribiendo esta novela. Naturalmente, todo esto no forma parte del 7%. Pero es que, además, es un lujo que permite la literatura. No sé, yo recuerdo al estudiante Raskolnikov que asesina a dos mujeres con un hacha, pero nunca se me ocurrió pensar que Dostoyevsky fuera su personaje, ¿no? Y es verdad que hemos llegado a una situación social, no solo en España, sino quizá en toda Europa, en Alemania, donde yo vivo, desde luego, en la cual parece que se van reconstruyendo tabúes. Hay como una vigilancia de unos a otros, particularmente en las redes sociales, siempre con la mira puesta de cazar a alguien que ha dicho una inconveniencia o ha hecho una afirmación que no es la correcta, y entonces como castigo le caen muchos encima y lo insultan. Incluso hay quien ha perdido el trabajo por un chiste que resultó ser racista o misógino, en fin, políticamente incorrecto. Entonces, yo me he permitido, con ayuda de la literatura, crear un personaje que se expresa sin freno. Porque, efectivamente, él escribe a solas en su casa y no escribe para nadie. Por eso digo que Los vencejos es una novela involuntaria. Es decir, el que escribe, Tony,
no tiene intención de escribir una novela. Soy yo el autor el que le ha puesto los temas y se los ha ordenado de manera que al final me da una novela. Pero es la novela de Tony, no es la novela, es la novela mía, ¿sí? Y efectivamente, en cuanto al odio, hay una secuencia de 5 o 6 capítulos en la cual él analiza minuciosamente el odio que siente o que ha sentido por su padre, por su hermano, por su exmujer, por su hijo, por sus suegros, y lo hace como un especialista en gastronomía. Él disfruta de cada detalle de su odio y al final, a mí personalmente, ya poniéndome en el lugar del lector, me da la impresión de que este odio, que es un odio clarividente, es un odio lógico incluso, o expresado lógicamente, en el fondo es como una manera de amar a los odiados, en el sentido de que ese odio le produce placer. Entonces, él, vamos a decir que agradece que haya personas a las que odia, porque ese odio le gusta mucho, es una forma como de placer para él, ¿no? Beh sì, mi sono divertito molto, lo confesso, e questo divertimento non è certo parte di quel 7-8% di personaggio che ho confessato essere in me. Questo invece è il grande lusso che concede allo scrittore la letteratura. Per esempio, se ricordo Raskolnikov, quando ho letto Delitto e Castigo, certo non ho mai pensato che fosse Dostoevskij il protagonista di quel romanzo, ma di quello che mi rendo conto è che un po' dappertutto in Europa, non solo in Spagna ma anche in Germania dove vivo, stiamo ricostruendo dei tabù. I social contribuiscono per esempio a questa ricostruzione di chiusure e di barriere. C'è anche una caccia spietata agli errori degli altri. C'è stato chi per aver fatto una battuta razzista o misogina ha perso sul lavoro perché gli si sono scatenati contro tantissime persone. Questo che ho fatto con i rondoni è senz'altro un escamotage. Ho creato un personaggio che si sfoga con tutta la realtà, con la vita, ma che non ha intenzione di sfogarsi per un fine specifico contro nessuno. È assolutamente libero perché quello che scrive è solamente per se stesso. E è quindi il romanzo di Tony, è assolutamente il romanzo di Tony. E in quanto a questa quasi miniatura dell'odio, sì, ci sono ben 5 o 6 capitoli in cui lui analizza tutti gli odi della sua vita. Il padre, la madre, il fratello, suo figlio, la sua ex moglie, i suoceri, che sono uno dei bersagli preferiti, e lui quasi gode come un riccio a scavare e a riprodurre ogni dettaglio di quell'odio. Lo fa quasi con la precisione di un astronomo. Eppure quello è un odio quasi vivo, è un odio chiaroveggente. È grato dell'odio che sente perché comunque dietro l'odio ci sono le persone da odiare. Però secondo me gli fa bene, è terapeutico, e secondo me lo fa vivere meglio. Se io pensavo, se uno potesse fare un esercizio così, il problema è che abbiamo paura che se lo scriviamo qualcuno poi lo legge e succede il disastro. Bisognerebbe andare in vacanza in una baita, per 3 giorni uno scrive liberamente tutti quelli che gli sono stati sullo stomaco e si permette di pensare, di dire delle cose che non ha mai fatto, dopo 3 giorni brucia tutto, prima di andare via si assicura che sia tutto in cenere e ha fatto una cosa catartica. Detto questo, io penso che ci sia un tema fondamentale, che è questo degli spazi di libertà di espressione che si stanno chiudendo. Perché io credo che sia difficile con il discorso, che pure io il bello, il buono, il positivo li coltivo, mi piacciono un sacco, però penso che sulla retorica del buono e del bello sia difficile fare letteratura,
e penso che gli spazi, volevo chiedergli se non pensa che la libertà della letteratura rischi di essere limitata dal politicamente corretto o dalla cultura della cancel culture. Sì, totalmente. Por eso en un libro que se publicó también en Italia, en el que reúno artículos, el rumor de nuestra época, en el prólogo afirmé que esos artículos están escritos en libertad o con libertad mientras sea posible, porque efectivamente parece que hay como unas nubes negras en el horizonte y parece como que se está convirtiendo en costumbre, en hábito, cuestionar la libertad de expresión en todos los ámbitos, también en los espectáculos, en la literatura y demás. En mi país hemos sabido mucho de esto. Yo provengo de un país en el que ha habido censura durante mucho tiempo, en el que si uno repasa la literatura del siglo de oro, se da cuenta de que los autores continuamente, en sus poemas, en sus novelas, en sus obras de teatro, pagan un tributo a la fe obligatoria. Y algo parecido no me gustaría que volviera a ocurrir, no ya con la religión, sino con, pues eso, con otros criterios que se van convirtiendo en dogmas. Este es un punto muy importante. Cuando yo emprendí mi novela, me acordaba de André Breton, el gran jefe, el gran pope de los surrealistas, que en los años 60 del siglo XX, poco antes de morir, se lamentaba porque ya no eran posibles las provocaciones, porque ya todo el mundo aceptaba todo y ya no había manera de ofender, ya no había manera de provocar, no había manera de armar escándalos. Yo creo que si André Breton resucitara y viera la Europa de nuestro tiempo, que tiene muchas virtudes, por otro lado, pues creo que se lo pasaría muy bien con sus surrealistas, porque de nuevo parece que hay muchas personas dispuestas a sentirse ofendidas porque otros hacen o dicen pues lo que sea que digan, ¿no? Y esto no quiere decir que todo esté permitido, pero cuando poco está permitido, entonces mal vamos. Sì, hai perfettamente ragione, il bello e il buono limita la libertà di scrittura, la libertà di espressione. Anzi, è stata pubblicata anche in Italia una raccolta di articoli miei che ho scritto per un quotidiano e nel prologo ho dovuto specificare che sono scritti con tutta la libertà finché si può, perché all'orizzonte vedo dei nuvoloni davvero cupi incombere sulla libertà di espressione e viene messa in questione non soltanto quando si scrive a livello giornalistico, ma in tantissimi altri ambiti della creazione. Io per esempio vengo da un paese nella cui storia letteraria, se ripenso al secolo d'oro, vedo che ognuno dei grandi scrittori del secolo d'oro ha dovuto pagare un tributo alla fede religiosa obbligatoria in quel momento. E ho paura che questo risucceda, magari dovendo pagare tributi ad altri dogmi. Anzi, mentre scrivevo, pensavo al grande surrealista, al grande vate surrealista André Breton, che già negli anni 60 si lamentava, era amareggiato dal fatto che nessuno più accettasse la critica, accettasse la messa in discussione. E quindi penso che se Breton resuscitasse, con il panorama che ci troviamo intorno ora, di certo si divertirebbe molto. Il protagonista, la cosa che fa con più frequenza, cioè sempre, è quella di camminare per la città, che è Madrid, anche se
non è mai citata a Madrid, il nome Madrid non compare mai, ecco. E lui cammina per Madrid e fa questo esercizio di solitudine con questa sua cagnetta che si chiama Pepa, che è, diciamo che è la sua migliore amica, e con Pepa vanno in giro e lui fa, cerca sempre di distaccarsi dal mondo in questa specie di bolla in cui sono soltanto lui e Pepa, e va in giro loro due. Mi è venuto in mente una cosa, che questo libro è scritto, perché il diario del libro non è in un tempo qualunque, è in un periodo che sta tra il 2018 e il 2019, e quindi incrocia anche dei fatti reali, il processo per la strage di Atocha, i fatti della Catalogna, quindi tu hai una scadenza riconoscibile del tempo in cui si svolge. Ho pensato, se il libro fosse finito un anno dopo, nel 2019-2020, a un certo punto arrivava lui non aveva più bisogno di cercare la solitudine ce l'ha portata il virus, per cui lui sarebbe stato chiuso in casa. Però è un po' un esercizio strano. Cosa sarebbe successo a Tony se fosse arrivata la pandemia nel romanzo? Sì, già me lo dijo el editor español, si no podía haber esperado un poco y y haber introducido la pandemia, ¿no? Con lo cual pues la novela habría sido tal vez más actual. Lo que en realidad cuando yo empecé la novela, el tiempo de la narración iba por delante del tiempo real. Y hubo un momento en que el día de la novela y el día real en el que estábamos todos coincidió. Pero luego el tiempo real es más rápido. Lo que sí hice fue introducir una mención a una futura pandemia. Esto es una trampa de escritor. Pero es que cuando empezó la pandemia yo llevaba muy avanzada la novela y ya no podía cambiarlo. No podía cambiarlo, imposible. Sì, beh, certo, me l'ha detto l'editore che avrei perfettamente potuto aspettare un attimino di più e introdurre la pandemia nel romanzo e renderlo più attuale. In realtà il tempo della narrazione, quando ho iniziato a scrivere, aveva un vantaggio su quello della realtà. Poi invece la mia scrittura si è rallentata e quindi è successo il contrario. A un certo punto ho inserito un riferimento vago a una pandemia futura, ma ormai avevo il romanzo già ben costruito e non potevo fare altrimenti. Sì, otra cuestión, y es que ahora que lo estoy pensando, yo creo que esta novela no habría sido la misma en época de confinamiento, porque claro, no es lo mismo que una persona se aísle por voluntad propia a que lo tenga que hacer por ley obligatoriamente. Sí. Adesso che ci penso, ci sto riflettendo proprio in questo momento, sarebbe stato un romanzo completamente diverso, perché non è la stessa cosa che qualcuno si isoli perché lo vuole e che invece venga isolato dagli altri. Però proprio su questo, perché lui cerca il confinamento, lui fa il confinamento un anno prima di tutti noi, con un'altra motivazione. Però moltissime persone nel confinamento personale che abbiamo avuto hanno fatto i conti con la propria vita, perché moltissimi, penso sia capitato a molti di voi, hanno fatto ordine in casa, hanno affrontato degli scatoloni, non so, io una quantità industriale, scatoloni di carte, di libri, di cose che non guardavi da un sacco di tempo. In un certo senso questo libro anticipa i conti che molta società ha dovuto fare poi con col proprio passato. Es posible, involuntariamente. Pero es cierto que en este año y medio en que hemos tenido que quedarnos en casa, que no hemos podido viajar como antes, ni ir a la playa, ni ir a las discotecas, la gente se ha puesto a leer. Yo esto lo sé por mi editor. Se han vendido muchos libros en esta época. En las familias se ha vuelto a jugar a estos juegos con el dado. Es verdad que en estas situaciones parece ser que el ser humano se replantea su vida, se hace nuevas preguntas, necesita respuesta.
que quizá la política no les da, y de alguna manera siente el ser humano que su conexión con la naturaleza no se pierde, no se pierde nunca, y vuelve a tener ciertas preguntas para las cuales necesita respuestas, ¿no? Beh sì, è stato totalmente involontario, ma comunque è possibile che fosse andato come tu dici. È anche vero però che in questo anno in cui non abbiamo viaggiato, non siamo usciti, non siamo andati in ristorante, la gente ha letto di più, me l'ha detto il mio editore, e ha fatto giochi, è tornata a fare giochi di società, di quelli di famiglia che si facevano un tempo. Soprattutto credo ci siamo posti tutte delle domande sulla vita, alle quali la politica normalmente non ha dato risposta, e abbiamo riscoperto anche una connessione della natura, ed è in fondo quello che è auspicabile e che in parte il personaggio fa. In un articolo, con certa ironia, propuse una vez que en los colegios se instauraran clases de soledad, que se les dieran a los niños clases de soledad, consistentes en tenerlos encerrados de uno en uno en una habitación, en un cuarto, pero poniendo a disposición de cada alumno papel y pinturas o un instrumento musical, etcétera. Y estoy yo convencido de que en esa hora de soledad todos los niños harían algo, emprenderían algún tipo de actividad, porque está en los genes del ser humano hacer cosas. Y claro, vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de música, de luces, de velocidad, de noticias incesantes, de programas de televisión, y realmente nos falta, y también me acuso a mí mismo, nos falta tranquilidad, nos falta un poco de soledad voluntaria, la soledad que uno elige y a la que uno puede poner final cuando lo desee. Y es en esa soledad, pienso, esto es una convicción que yo tengo, es en esa soledad donde uno se vuelve realmente creativo. Yo escribo en soledad, yo necesito silencio, necesito estar solo y necesito un proyecto. Y ese proyecto solo lo puedo llevar a cabo si estoy solo. Pero yo estoy solo no porque los demás me produzcan rechazo, sino porque yo quiero estar con los otros y quiero trasladarles algo positivo, algo interesante, cosa que hago por vía de la literatura. Es decir, que me retiro temporalmente para poder estar con los otros. Y esa soledad es altamente creativa. Y yo la adoro, vamos. Ho scritto un articolo su un quotidiano nel quale ho proposto, non senza ironia, che si facesse lezione di solitudine ai bambini, che li si mettesse uno a uno, ognuno in una stanza diversa, chiusi, però si desse loro della carta, delle penne, magari uno strumento musicale, perché sono sicuro che tutti farebbero qualcosa. È genetica questa attività, questa creatività nell'essere umano, e se ci pensiamo siamo troppo circondati di musica, di velocità, di notizie, e ci manca questa parte di solitudine volontaria, di isolamento cercato. E lo dico anche per me, sono io a dirlo per primo, per me, proprio perché sono convinto che la solitudine ti renda creativo, e io ne ho bisogno perché è quasi un progetto. Ho bisogno di ritirarmi dagli altri, non perché abbia avversione per i rapporti sociali, anzi, tutto il contrario. Quando mi ritiro e quando sto in una solitudine voluta, produco qualcosa proprio per gli altri, perché sia gradevole e piacevole per gli altri. Siamo quasi alla fine. Volevo un paragone. Dal protagonista si capisce che il vero rapporto con il mondo è camminare per strada. Cioè lui cammina per strada, lo fa per isolarsi, ma in verità
e il suo modo di rapportarsi col mondo. Allora volevo capire se questo è uno, un pezzo dell'8% autobiografico, cioè se anche lei quando cammina con la sua cagna, quello è un modo di stare in relazione col mondo. È autobiografico, se andare con la terra e a aislarti e al mismo tempo tener relazione con il mondo. Bueno, es necesariamente autobiográfico porque yo tengo que sacar a la perra. La perra, en principio, no era para mí. La perra era, pues, para mis hijas, que estaban muy emocionadas con la perra, pero como ocurre tantas veces, a las dos o tres semanas ya no les interesa tanto y al final me quedé yo con la perra y, claro, y se pasa el día conmigo, pero claro, yo ya le he cogido mucho cariño a la perra, ¿sí? Yo le agradezco a la perra que me saca. Me saca de casa, me obliga a pasear porque hay que sacarla por lo menos 3-4 veces al día. Y gracias a la perra no me paso la vida sentado delante de una computadora comiendo pizza y engordando, sino que, bueno, me muevo, ¿no? Y luego el mundo, la calle, los árboles, eso está lleno de literatura. Y yo voy por la calle escribiendo, voy escribiendo mentalmente. Y por la calle se me ocurren ideas y, de hecho, a veces cuando uno está bloqueado, pues tiene varios recursos para desbloquearse. Uno es comer manzanas, pero claro, tampoco voy a comer 2 kilos de manzana al día. Otra es ducharse, ducharse despeja, ducharse despierta. Y la tercera solución, que es la que yo más utilizo, es pasear. Es pasear y ver gente. A mí la gente me fascina. Me fascina ver seres humanos. No conozco el aburrimiento. Yo me siento en el borde de la calle y veo pasar gente y me fascino. Y a cada persona que veo le atribuyo una identidad, le atribuyo historias personales. No sé, intento adivinar su novela de la vida. Yo creo que cada uno de nosotros lleva consigo una vida, o sea, una novela, mejor dicho, y esa novela puede ser muy interesante y quién sabe si alguna vez pudiera dar lugar a un buen libro. Questo è per forza un tratto autobiografico, perché io devo effettivamente portare fuori il cane, la cagna che era delle mie figlie, come succede in quasi tutte le famiglie all'inizio. I ragazzi sono entusiasti di questo cane, ma poi passano 3 o 4 settimane, non interessa più a nessuno e quindi tocca a me portarla fuori. Non è che mi tocchi, anzi, io sono grato a questo cane, perché è proprio grazie a lei che non sto 24 ore al giorno seduto davanti allo schermo a mangiare pizza e a ingrassare. Quindi è lei che mi porta fuori, è lei la molla che mi porta fuori e mi porta in mezzo al mondo, mi porta per strada dove osservo gli alberi, dove scrivo mentalmente, in pratica faccio un romanzo mentale ogni volta che esco. E è ottimo anche quando ti blocchi, perché uscire a passeggiare ti fa venire delle idee. Anzi, penso che per me ci sono 3 modi quando mi succede di bloccarmi nella scrittura per avanzare: o mangio delle mele, ma non posso certo mangiare mele di continuo, oppure mi faccio una doccia, ma soprattutto quello che faccio è passeggiare, perché mi affascina osservare la gente intorno a me, non mi annoia mai e anzi quando guardo le persone attribuisco loro un'identità e in pratica scrivo un romanzo delle loro vite solo osservandoli, perché sono convinto che ognuno di noi passeggia quando usciamo per strada la propria vita, che è un romanzo e magari potrebbe essere un buono spunto per un prossimo romanzo, chi lo sa. Bellissimo. David Grossman mi ha raccontato che quando scrive e gli manca un personaggio, una faccia, va al supermercato, gira tanto tempo col carrello e finché a un certo punto, ma dice magari devo andare anche più di un giorno al supermercato, e a un certo punto incontra un volto che secondo lui combacia con la storia. Quando lo vede, lo guarda, gli gira intorno e poi va veloce via dal supermercato perché non vuole sentire la voce. Perché se sente la voce ha paura che la voce rovini
il personaggio che ha in testa. Quindi c'è una grande... Sì, io también voy al supermercado, pero no en busca... Se volete fare gli scrittori. No en busca de historias, sino como premio. Es decir, si el día ha sido productivo para mí, entonces al terminar el trabajo, a las 6 de la tarde, siempre a las 6 en punto, yo soy muy germánico en esto de los horarios, entonces como premio por el buen trabajo voy al supermercado. Si no he producido mucho, también voy al supermercado porque así me libero de la frustración. El supermercado para mí es el sustituto del paraíso. El único problema es que al final hay que pagar. Es un paraíso de pago. Beh, anch'io vado al supermercato, ma non per cercare personaggi, ci vado come premio ogni volta alle 6, perché in questo sono molto germanico, ci vado come premio se quel giorno ho scritto molto. Se quel giorno invece non ho scritto un granché, vado al supermercato lo stesso per cancellare un po' di tristezza, di frustrazione. Ma anche in questo caso, alla fine, lo vedo come un paradiso, ma è un paradiso a pagamento, ovviamente, perché l'unica cosa negativa è che alla fine comunque devi passare dalla cassa. Un'ultima cosa, intanto grazie. Dicevano che Ferdinando Aramburu era molto serio, molto severo, invece molto simpatico. Cioè, un'ultima cosa, volevo capire se nel, siccome un diario, nel giorno per giorno, aveva bisogno anche di uscire a fare esperienze da raccontare, cioè se aveva bisogno di andare per la strada o al supermercato, o anche se ha fatto qualcuna delle cose che il protagonista fa, cioè se ha, per esempio quando scrive che va al museo l'ultima volta, lo citavo prima, al Prado, se c'è andato veramente per vederlo e rivivere quell'esperienza, o sono, se non ce n'era bisogno era tutto già nella sua testa e dentro di sé? No, todo el tiempo. De hecho, alguna vez he ido, antes de la pandemia, claro, he ido al barrio de Tony en Madrid a esperar que pase algo, a ver alguna escena que me pueda servir para una novela. Cuando escribo una novela, el trabajo coloniza mi cerebro. Estoy las 24 horas del día escribiendo, no escribiendo físicamente, pero vamos a decir que en mi cabeza solo hay la novela. Y entonces vivo en función de la novela, siempre con las antenas puestas, con la mira de que a lo mejor ocurre algo o una persona dice algo que me pueda servir para mi novela. Es decir, como un filtro de toda la realidad, siempre en función del libro que yo estoy escribiendo. Y entonces es posible que vaya a un museo o vaya a un restaurante por razones literarias. O sea, con la esperanza de encontrar motivos, como David Grossman cuando va al supermercado, pero yo voy a otros muchos sitios, con la esperanza de que algo, un dato, un detalle, una conversación, me pueda servir para la novela que estoy escribiendo en esos momentos. Sì, certo, ho rifatto tutte le esperienze che ha fatto Tony, ovviamente questo prima della pandemia, ma soprattutto ho passeggiato per il quartiere in cui vive Tony e mi piace camminare e osservare e stare attento a quello che succede, anzi ad aspettare che succeda qualcosa, perché mentre sto scrivendo è come se il romanzo colonizzasse il mio cervello. Bello. Scrivo 24 ore al giorno, che non vuol dire che io mi metta o stia alla scrivania 24 ore al giorno, non lo faccio fisicamente, ma tutto quello che penso e tutto quello che vivo e tutto quello che immagino lo faccio in funzione del romanzo che sto scrivendo. In pratica ho sempre le antenne allerta, sono quasi un filtro della realtà e quindi è davvero possibile che se devo scrivere o ho in mente di scrivere qualcosa da inserire
inserire nel romanzo, io posso andare a un ristorante, posso uscire, posso andare a un museo. È tutto, però sono tutte attività molto letterarie, sono in funzione del romanzo, perché cerco magari un dato, un particolare, una conversazione da poter poi inserire in quello che sto scrivendo. In quanto alla fama di serio, non è certa. Lo que pasa es que cuando me concentro se me pone como una máscara de seriedad, pero dentro estoy partiéndome de risa.